Salve bomberissimi e benvenuti in questo quarto episodio della nostra carriera allenatore tributo dedicata a Tiz con la nostra Udinese. Ora ragazzi, in questo episodio vorrei fare un po' di mercato per il reparto centrocampisti di qualità, perché mi sono reso conto che a parte Alfredson non abbiamo molta qualità a livello di centrocampo. Ok, abbiamo Kums, ma abbiamo Gnukuri, ma sono più centrocampisti che rompono il gioco. Poi vedete, abbiamo tutti attaccanti, difensori centrali, ali, vabbè, infortunate purtroppo. Quindi dobbiamo assolutamente intervenire su un centrocampista di qualità. Poi il prossimo intervento potrebbe essere, anche se non è sicuro, sugli esterni o barra trequartista, ora dobbiamo vedere. Però per il momento voglio assolutamente provare a prendere un centrocampista di qualità. Come sempre nella mia lista preferiti ho messo 5 nomi validi. Allora, Maxim Lopez del Marsiglia è un giocatore che mi piace veramente tanto. A livello di scambi, ragazzi, non abbiamo molti giocatori da mettere, mi sono reso conto, perché abbiamo sfruttato quelli che dovevamo mettere, ma alla fine dobbiamo andare di soldi per il momento. Io andrei con 2 milioni e vediamo un po' che ci dicono per Maxim Lopez. Poi nel caso aggiungiamo un po' di giocatori. Poi Vada, altro giocatore che mi interessa del Bordeaux. Sì, li sto andando a prendere tutti in Francia, non so perché, ma sono i giocatori che mi piacciono di più. Faccio un sondaggio di 2 milioni per tutti, ma so che mi chiederanno molto di più. Però al momento proviamo così. Poi Carlos Soler, sempre il discorso tiki-taka, un po' squadra modello spagnolo che voglio fare. Voglio provare Soler, che non è il cantante, non è Alvaro Soler, ma è Carlos Soler. Giocatore di qualità sicuramente. Poi Rémy Walter, anche lui francese, giocatore che mostra un ottimo potenziale, che può sicuramente fare al caso nostro. Questo forse è il giocatore che più vorrei prendere in assoluto, ma non è facile. Poi Yassine Ayoub, questo è un giocatore olandese dell'Utrecht. Vediamo che riusciamo a combinare anche per lui. Gli osservatori non ci aiutano particolarmente. Li ho anche mandati per il vivaio, tranquilli ragazzi. Però non ci aiutano proprio particolarmente per la richiesta di informazioni. Quindi voglio andare diretto così con un'offerta. Offerta di trasferimento per Janko. Madonna, sono saliti a 10 milioni, raga. Mi tocca rifiutare, perché Janko secondo me ha un potenziale veramente elevato. E poi un giocatore che secondo me può farci divertire. Se proprio dovessero arrivare offerte folli oltre i 20 milioni, allora potrei pensare di venderlo, ma per il momento penso di no. Ah, ok, per Ayoub hanno già ricevuto un'offerta di 6 milioni, ma probabilmente ci scappa, sinceramente, perché è difficile Ayoub, perché è un giocatore molto molto richiesto. E qui ragazzi dobbiamo andare allora a 4 milioni, più ci dobbiamo mettere una contropartita tecnica. Come potrebbe essere Rieder Matos? Bah, ci stiamo provando, perché Rieder Matos alla fine va fuori dai piani, avendo già due attaccanti di qualità e anche altri che possiamo sfruttare. Vedete, lo cercano veramente tante squadre, perché è veramente un giocatore particolarissimo. Vediamo però che ci arriva dalle email, vediamo se riusciamo a portarcelo a casa, ma è difficile. Ok, per Rémy Walter, per Walter chiedono molto di più. Vediamo dove sono le trattative fallite. Eccole qua, vediamo se lo trovo, eccolo qua. Vediamo se riusciamo quantomeno a provare a prenderlo sempre con Matos, che è l'unico veramente giocatore che potrei pensare di scambiare, perché gli altri non me la sento, raga, perché mi piacciono veramente un botto e non vorrei darli, anche perché ci servono per il nostro progetto. Maxim Lopez, anche lui stessa cosa. Va bene, dov'è Lopez? Eccolo qua. Dobbiamo assolutamente provare a scambiare con Matos, perché non abbiamo molte alternative. Però un centrocampista di qualità ci serve, perché Alfredson, con tutto il bene che gli voglio, ma non può farsi parecchie partite. Poi scappa l'infortunio, dobbiamo adattare i COC e non è proprio la cosa migliore in Serie A. Allora, vediamo, offerta rifiutata, sempre le solite trattative, vabbè, io avevo provato con 2 milioni tanto per, ma so che è assolutamente difficile. Ci mettiamo Matos anche qui, dai, a qualche squadra deve interessare Rieder Matos. Non è possibile che nessuna squadra vuole un giocatore che comunque è abbastanza valido, che magari a me non colpisce particolarmente, o meglio, avendo preso comunque Selke e il Turco
dal, mi sembra che tu così, dal Malaga, non voglio usarlo, però è comunque un giocatore valido, per le vostre carriere potete usarlo. Rider Matos, vada avanti, ma proviamo sempre con Matos. Vediamo, dai, qualche squadra lo deve accettare, per forza, cioè non è possibile che nessuna squadra lo vuole, un giocatore del genere, anche perché alcuni sono talenti, quindi sto scambiando anche, rimettendoci poco poco per il momento. Per Gabriel Silva, 1.3 milioni, 25 anni, no, devo rifiutare sempre per il discorso doppia alternativa. Raga, l'Utrecht ha accettato per Ayoub 4 milioni più ridermato. Raga, dobbiamo assolutamente offrire quello che vuole. Questo è un giocatore che, come avete visto, lo chiedono veramente tante squadre. Se riusciamo a prenderlo, facciamolo affare, perché questo è un po' come Bazoer, per intenderci. Ecco, anche Bada ha ricevuto un'offerta dal Bordeaux. I miei giocatori li vogliono tutti. E qui l'Utrecht in trattativa con tante squadre, se riusciamo a fregarcelo, raga. Ok, sacrifichiamo Rider Matos, ma mettiamo tanta qualità a centrocampo. Maxim Lopez lascio perdere per il momento, ma sono concentrato su Ayoub assolutamente. Vediamo qui, intanto Selke è già salito, come avete visto, sale in una maniera assurda. Vediamo se qualcuno riesce a salire. No, prende una buona B Samir, forse devo cambiare un po' gli allenamenti, sinceramente. Allora, avanziamo e vediamo se riusciamo a portarci a casa il nostro centrocampista di qualità. Non sono interessati al giocatore. Dai, non sono interessati a Matos. Ok, allora lascio perdere. Anche qui dobbiamo puntare tutto sul giocatore dell'Utrecht, raga. È l'unico giocatore che veramente ci può far fare il salto di qualità a centrocampo, anche per gli anni futuri. Ecco qui, offerta accettata, raga. Non ci penso due volte, ma me lo porto a casa, ok? Ora praticamente abbiamo quasi finito il budget, ma è un giocatore troppo troppo importante per noi. Offerta troppo bassa, va bene. Vedete, Ayoub era in trattativa anche col Tolosa, tante squadre gli stavano addosso, ma per fortuna ce lo siamo portati a casa noi. Quindi andiamo a vedere un po' nella formazione qui. Ayoub è già un 75, raga, lo metto già easy al posto di Alfredson, vi dico la verità. Perché Alfredson, ok, comunque è vecchio, è 32 anni, ce lo teniamo, ma ci serve un giocatore come Ayoub. Guardate le caratteristiche, può fare anche il COC, vabbè. È bassino perché è un playmaker alla fine, specialista sui corner, guardate. Ha una buona visione di 74, ottima resistenza. Fatemi vedere, vabbè, posizionamento in attacco non ci interessa. Il passaggio lungo è migliorabile, il corto già buono. Buoni rigori, tutto sommato, tiri dalla distanza, controllo palla, ottimo, cross. Veramente piede sinistro, quindi veramente un ottimo giocatore secondo me, già parte da una base di 75. Ora ragazzi dobbiamo valutare un po' dove poter intervenire, sempre magari con scambio o cose del genere. Siamo già al 9, anzi avanziamo per vedere che combiniamo in Coppa simulando per il momento e poi ci dedichiamo magari anche nel prossimo episodio a un altro giocatore che vorrei intervenire sugli esterni nel caso. Offerta trasferimento per Gabriel Silva, oh, lo vogliono veramente tutti. A questo punto faccio una controfferta a 2.8 milioni e vediamo se me lo prendono. E poi lì magari vado ad intervenire poi su un altro esterno di qualità per comunque gestire insieme a Ali Adnan, che comunque è ottimo. Quindi avanziamo e vediamo un po', perché per il momento la squadra è veramente ottima, a mio avviso. Offerta trasferimento per Evandro, prestito per un anno, ok, voglio mandarlo in prestito Evandro perché non trova tanto spazio, penso, quest'anno, però può crescere. Un 69 è vicinissimo a 70, secondo me può crescere assolutamente. Quindi avanziamo, Simone Inzaghi vuole giocare in Champions Cup il prossimo anno, un po' tutti penso vogliano giocare in Champions Cup, noi abbiamo l'obiettivo per l'Europa League. Ok ragazzi, speriamo di fare bene qui, perché sennò falliamo subito l'obiettivo, però vediamo. Allora, metto subito nella mischia Ayoub, dai, formazione praticamente titolare, madonna, De Paul qui serve come il pane, maledizione, 4 mesi, mannaggia lui. Ecco, possiamo anche intervenire su un trequartista nel caso, Janko sta facendo benissimo, però lì servirebbe qualcuno. Allora, simuliamo questa partita, vediamo, è importante ragazzi perché non possiamo fallire contro il Latina, giochiamo anche in casa, vediamo che combiniamo. Hanno Pinzoglio in porta, che è un ottimo portiere, Corvia, non so se lo ricordate, Marchionni, Mariga, squadra buona in Latina, Della Fiore, Insigne, fratello di Insigne, non è una squadra da buttare via. Segna subito Fofana, no, è espulso Danilo,
Dai, Dani, non ti puoi fare espellere, ecco. Tu hai esperienza, però qui rischiamo, bene o male, segna Adnan, segnano Fofana e Adnan, ce la portiamo a casa, raga, però Danilo ha fatto una stronzata, veramente una stronzata. Lui è un po' così, un po' irruento quando gioca. Allora, facciamoci gli allenamenti, ma devo sostituire qualcosina, raga, perché... Allora, Samir non lo sto vedendo che sale tantissimo e quindi ci metto Kutepov, i nostri nuovi acquisti, perché comunque dobbiamo valorizzarli, anche perché abbiamo obiettivi importanti. Scuffè alla fine è salito, adesso per il momento preferisco allenare magari giocatori che abbiamo appena preso, come potrebbe essere Aguilar o Lenglet. Dai, mettiamo Lenglet, che secondo me non è assolutamente male. Mettiamo anche lui Torello. E poi Adnan, vabbè, lo lascio. Janko, anzi, Serke pure lo lasciamo. Posto di Adnan, in teoria potremmo, sì, mettiamoci il nostro centrocampista che abbiamo appena preso, Ayoub, che secondo me è valorizzato bene, sa il fatto suo, allenare sui passaggi, dato che vi ho detto che gli ho messo Torello, vabbè, potevo cambiare. Dato che voglio comunque un playmaker di livello, prendo una buona Janko che, ragazzi, sta crescendo in una maniera esponenziale. Forse gli ho trovato il ruolo adatto lì, anche se non è proprio il suo di base, però secondo me può giocare bene. Offerta trasferimento, Gabriel Silva è il massimo che c'hanno, mi sa che 1,7, dai, almeno 2 milioni, provate a darmeli, caro Pescara, 2 milioni e 100, caro Pescara. Così poi magari posso fare un po' di mercato, se no così è troppo poco. Giocatore squalificato, va bene. Niente ragazzi, io direi che posso chiuderlo qui questo episodio perché comunque abbiamo preso un centrocampista di qualità, importantissimo. Andiamoci a vedere nel calendario il giocatore che è il giocatore, sì. La prima squadra che affronteremo è, vabbè, subito la Roma. Rischiamo subito la brutta figura. Poi c'è l'Empoli, poi subito Milan, Chievo, Fiorentina. È un inizio abbastanza shock per noi. Con la Roma è un buon test, ma sarà veramente dura. Io qui abbasserei comunque, raga, il budget perché qualche milioncino in più ce l'abbiamo, quindi almeno a 5 milioni noi ce l'abbiamo qui, non avevo visto, quindi possiamo intervenire su magari un esterno o un trequartista, ora vediamo, perché comunque poi qui dobbiamo sostituire i numeri di maglia, ragazzi, perché comunque vediamo Matos, sì, vabbè, De Paul, vabbè, è sceso a 2 mesi già dai 4, quindi dai, abbastanza bene, non vedo l'ora che torna, raga, veramente non vedo l'ora, qui vabbè, mi sostituisco già Danilo perché sarà squalificato. Ci metto. Ma io di Samir non è che sono proprio convintissimo. Io ci metto già il mio Kutbov perché l'abbiamo pagato anche un botto a livello di ingaggio. Quindi io me lo faccio giocare e poi mi porto magari Angella. Perché Samir dalla freccia in giù e non me la sento. Squadra che comunque secondo me può andare bene. Deve sbloccarsi Serke, lo facciamo sbloccare noi giocando. Giocheremo sicuramente con la Roma la prima partita. Però nel prossimo episodio ancora un po' di mercato, quindi bomberissimi, io vi saluto, lasciate un bel mi piace, arriviamo a 200 mi piace, vi prego. Condividete il video, mi raccomando, condividete questa carriera, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!